due giorni di quad e non solo, 12 e 13 di settembre, Campello sul Criturno, non solo la bellezza delle fonti, ma la bellezza dei motori che si sentono, no Presidente? Sì, certo, sono due giornate belle intense, abbiamo il 12 come campionato interregionale, una nuova formula creata dal Core Lazio della Federazione Motociclista Italiana e permette, diciamo, di fare la licenza giornaliera, una formula più facile, easy per chi vuole correre un giorno solo con costi inferiori. Poi il 13 avremo, diciamo, il campionato italiano, la seconda prova del campionato italiano nazionale, verranno piloti da tutta Italia. E poi come contorno abbiamo messo anche il fettucciato per i bambini, ci sarà la scuola per i quad con 7 volte campione italiano, per cui chi ha il quad può venire tranquillamente e sarà una pista riservata a loro, ai bambini di minicross e mini quad. Poi abbiamo altre cose di contorno, tipo ci saranno le auto tuning la domenica, lo street food. E poi ci saranno anche l'ape cross, ovviamente. Sì, l'ape cross come spettacolo, sono api elaborati con motori 600, 1000, proprio è una cosa particolare. Poi avremo ospiti anche un altro campionato all'interno della nostra manifestazione, sono circa dai 50 ai 70 piloti con scooter cross, pit bike e mini enduro. E poi ecco. Insomma, due giorni per valorizzare il territorio di Campello e per godersi lo spettacolo dei motori. Certamente, noi siamo molto legati al territorio di Campello perché ci ha dato tanto e cerchiamo di restituirgli un po' di immagine perché è bello da visitare. Mario verranno per un, diciamo, per una due giorni così frugale, però speriamo che ritornino con più tempo per visitare tutte le bellezze di Campello, oltre alla gastronomia, i prodotti tipici e tutto quanto. E avremo anche la Prologo che farà uno stand con tutti i prodotti tipici, questo per valorizzare il nostro territorio, lo facciamo di cuore anzi. Un ringraziamento alla famiglia Ciri perché vi dà 5 ettari di terreno. Ma noi dobbiamo ringraziare tantissime persone, dalla famiglia Ciri che ci dà circa 5 ettari di terreno, dal comune che ci dà il suolo pubblico a titolo gratuito, ci dà anche delle infrastrutture, delle strutture tipo generatori e altre cose, le persone che saremo 40-50 persone a titolo volontariato che si adopereranno per questi due giorni, non solo quei due giorni perché c'è una preparazione di un anno per l'organizzazione dell'evento e qualche settimana prima per preparare il terreno e tutto quello che serve. Ecco. 4 ruote ma è una moto, il quad è qualcosa di particolare perché la marcia è come quella di una macchina ma si guida stando in sella come una moto, quanto è difficile guidare un quad? Dunque il quad è una guida particolare che è lontanissima dalla moto e soprattutto lontanissima da una macchina perché come ha detto ci sono 4 ruote ma in realtà è un manubrio. E poi nella guida, specialmente nella guida sportiva, bisogna avere una, diciamo, piccola tecnica per farlo girare, perché essendo 4 ruote appunto artigliate non è facile farlo girare, specialmente in velocità. È un mezzo particolarmente intrigante, curioso, visto da parecchie persone. Qualcuno critica magari, dice, non sei capace con la moto, vai col quad. No, è diverso. È diverso perché il quad è veramente una cosa, dà un'emozione, perlomeno personalmente, ma cerco di trasmettere questa mia emozione a tutti quanti, perché il quad è libertà, per questo, per me perlomeno, è libertà e quindi questa moto, quando che sali, sembri un principe sopra. Di solito nasce come mezzo da lavoro il quad, no? E poi dopo alla fine arriva questo divertimento sportivo, prima con le escursioni e poi facendo le gare. Sì, il quad è nato fondamentalmente per un uso agricolo, per poi prolungarsi questo uso con le gamme delle varie case costruttrici, portare dei quad sportivi e quindi è nata questo racing appunto nei campi, prima dei fettucciati, poi addirittura siamo passati al quad cross, quindi è un mezzo diciamo multiuso, si passa dall'utility per il lavoro e appunto allo sportivo per andarsi a divertire, molto, molto divertente questa cosa anche a mezzo ai campi, quando che vai a lavorare ci vai con molta più, con molta più enfasi. E invece quanto riguarda lo sport, entrare in pista con un 4 ruote attigliate è un bel dire, è un bel fare pure.